Rosa Louise McCauley è nata il 4 febbraio 1913 in Alabama. Questo oratorio racconta la sua storia. Come ogni servizio pubblico, i trasporti erano regolati dalle cosiddette leggi Jim Crow, che prevedevano una rigorosa separazione fra bianchi e neri. Even if I have to walk to work in the rain or snow, please spread the word.
to all the brothers that were on strike against that bus company. Il reverendo Martin Luther King, pastore della Chiesa Battista di Dexter Avenue, viene eletto portavoce del Comitato per il miglioramento di Montgomery, l'organizzazione che pianificherà l'azione di protesta. Ispiratosi alla figura di Gandhi, prepara un discorso per motivare la sua gente e, ricordando i valori della non violenza, cerca di dare una direzione precisa e una nuova energia alla lotta per i diritti civili. Give no place to bitterness, but the doctrine of love, the most resolute action, without any violence. Only this will succeed, in the name of God.